Ciao ragazzi, sono Mystix, Audio Video Production. Oggi andiamo a provare il modulo Diesel VH4 della Synergy Amplifiers. Ok, ora sto usando la mia BC Reach Mockebeard Pro X con pickup MG. Vado direttamente nel mio preamplificatore Synergy 2 in cui ho caricato il Diesel VH4. Successivamente vado nel amplificatore Synergy 5050. Successivamente vado nella mia cassa David Laboga in cui ho microfonato tutti e due i coni, uno con il microfono R1 nel cono Vintage 30 e poi con il lato in audio LA120 microfonando il cono K100. Tutti e due i microfoni sono posizionati in posizione centrale. Ok, allora metto i controlli in stock, quindi tutto posizione normale, gain a metà e sentiamo come suona il primo canale. Ok, il Diesel VH4 è famoso per avere un pochettino più di medie frequenze, un pochettino più medioso come amplificatore. Infatti lo sentiamo anche qua con il canale in stock come posizioni dell'equalizzatore. Sentite che suona un pochettino scatolato, quindi vado un po' a togliere le medie. Ok, vado ad aumentare un pochettino il gain per sentire questo canale fino a dove si spinge. Al massimo. Passiamo ora a sentire il canale rosso, quindi quello più potente. Questo è ancora più scatolato, quindi vado a togliere un po' i medi, alza i treble. Esattamente come ti aspetti un diesel, quindi un amplificatore davvero compatto, bello citato, pieno di basse frequenze e adatto per il metal. Non si può suonare alto con questo tipo di preamp. Ok, allora proviamo adesso i canali a basso gain, quindi abbasso il gain di questo.
me questo canale è adatto solo per gain elevato, non suona bene con gain basso. Andiamo invece a sentire quello verde, quindi quello un po' meno spinto. Totalmente diverso, ha una sonorità completamente diversa. Comunque non riusciamo ad ottenere un sound pulito, quindi questo preamp può suonare solamente da un crunch molto spinto fino a estremo metal. Non suona bene come pulito, suona bene in questo range qua. Qui è dove suona bene il diesel. Sentiamo ancora una volta il canale, quello più spinto, e questo è proprio il sound, da qua non si scappa. Ragazzi, questo era il preamp Diesel VH4 creato per la Synergy Amplifier, un amplificatore prettamente per il metal. Suoni puliti non vengono fuori tanto bene, ma suoni distorti sono belli compatti. Seguite il prossimo video dove andrò a provare un altro modulo sempre della Synergy Amplifiers. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!